E diamo subito il buongiorno al nostro veterinario, il veterinario di famiglia Amedeo Pini. Buongiorno, buongiorno, Amedeo. Buongiorno. Perché insieme a lui oggi parleremo di una vera e propria star del web, ovvero il gatto. Però Amedeo lo facciamo vedendo subito questo filmato. Il gatto che sia un formidabile arrampicatore, questo lo sappiamo, no? È risaputo, però vederglielo fare proprio in questo filmato è incredibile, cioè come ci è riuscito? Beh, Spider Cat sì, hai ragione, ma con un piccolo trucco, probabilmente i nostri telespettatori se ne sono accorti, c'è un'interposta parete non visibile tra il vetro e il corpo del gatto, forse una zanzariera perché movimenti così lei sembrava effettivamente avesse delle ventose, no, non sulle è così. Zampine. Va bene, allora io adesso vorrei salutare e dare il buongiorno anche a Stefano Pieri, psicoterapeuta. Pieri, buongiorno. Buongiorno. Allora, i gatti. Eccolo qua. Dove sta? Qua. Eccolo. Ciao. Ciao Piero, bentornato. No, allora, ma non è valido, tu l'hai baciata. Stefano, no Piero. Perdonami. Anche tu l'hai baciata, io no però. Pieri di cognome. Allora, tu ci devi spiegare però, perché i gatti pur essendo molto indipendenti, no? Quindi sono a volte, insomma, anche molto autosufficienti, loro sono amati però da tutti, no? E, ecco, a livello terapeutico, quanto possono aiutarci in casa? Beh, io credo molto, possono aiutare tutti, no? Poi qui abbiamo un maestro. Troppo gentile, troppo gentile. Un maestro significativo, perché ormai lo spostamento dalle campagne, no, ai centri urbani, insomma questa è la storia, insegna, ha fatto sì che un cane e un gatto siano diventati elementi fondamentali della famiglia. Per cui si crea questo rapporto emotivo, ma anche affettivo, considerando che poi tra gli uomini, le donne, bambini, genitori, a volte ci sono delle carenze nei rapporti comportamentali. Okay. C'è questa ormai zooantropologia didattica che insegna anche l'etica. L'etica, cioè il rapporto etico che bisogna avere con l'animale. Il bambino in un modo o nell'altro apprende tante cose dall'animale, perché tra l'altro l'animale non chiede, il gatto non chiede, ma il gatto dà, il cane dà. Non chiede. Quindi quali sono i benefici che portano a livello, scusami, ma ci mancherebbe, Amedeo, di benessere psicofisico? Nel frattempo mi stava cadendo il computer. Guarda, ci sono, c'è la pet therapy il nostro maestro conosce perfettamente. Certo. Sono tanti, considera che addirittura in tanti centri per anziani c'è il cane, il gatto diventa un coterapeuta perché in un modo o nell'altro fa compagnia all'anziano, entra in un rapporto di non solo di confidenza ma proprio di sostegno psichico, psicologico. Questo apporta tanti benefici. L'anziano che non si sente più solo, che deve accompagnare il gatto, il cane, addirittura almeno ho sentito che loro aiutano anche contro la depressione. La depressione, l'abbassamento di pressione, perché in un modo o nell'altro c'è proprio questo accudimento, questo rapporto in un modo o nell'altro amoroso che si viene a creare con l'animale, e questo va ad abbassare il livello di pressione, va a abbassare il livello d'ansia e il livello di depressione. La depressione d'altra parte è la tendenza che un soggetto ha a non dare più significato alla realtà esterna, andare più significato ai rapporti umani. Per cui ecco il coterapeuta, ecco il cane, il gatto,
gatto come coterapeuta che si inserisce all'interno di un rapporto umano che non funziona più. Comunque, io ho da poco un cagnolino e certo, devo dire che passa tutto, ogni stress è ogni arrabbiatura. Devo dire che e poi le donne quanto amano i gatti. I gatti, i cani, tutti gli animali, devo dire. Allora, grazie, grazie a Stefano Pini e a Medeo. Stefano ciao. Pini. Stefano Pini a Medeo Pieri. Esatto. Grazie, grazie ancora.